Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un browser un po' particolare, ovvero un navigatore internet che vive completamente nel terminale e si chiama E-Links o E-Links. Quindi un browser non come quelli ai quali siamo ormai abituati da anni, quindi con interfaccia grafica, tipo per intenderci, ups, Chromium, ecco, il nostro Chromium o Firefox o Opera o quello che sia. Noi siamo abituati da anni ad avere queste belle, comode, pratiche, chiare interfacce grafiche. Ebbene, nel avanzato e moderno 2014 c'è un progetto che si impegna a creare, o meglio, si impegna, ha creato e si impegna continuamente a migliorare un browser che funziona completamente nel terminale, quindi con interfaccia a caratteri e non grafica. Si possono navigare praticamente tutti i siti che conosciamo e ovviamente dobbiamo scordarci delle parti multimediali, quindi immagini, video, audio. Diciamo che per quanto riguarda le immagini, quando usiamo E-Links in un terminale, ma dentro la nostra sessione Unity, interfaccia grafica, è possibile, avendo installato dei moduli particolari che gestiscono le immagini, sarebbe anche possibile aprire delle finestre e vedere queste immagini. Però io voglio tralasciare questa parte perché voglio dedicarmi esclusivamente alla parte terminale, quindi terminale puro, ben sapendo che non posso vedere concretamente né immagini, né video, né sentire audio, né niente, però tutto il resto lo posso fare tranquillamente. Per installare E-Links basta aprire Ubuntu Software Center e installare il pacchetto appunto E-Links. Esiste, probabilmente vedrete, adesso non so se in tutte le versioni di Ubuntu successive alla mia o meno c'è sempre questo doppio pacchetto, doppia disponibilità. Almeno a livello di Ubuntu 12.04 ho trovato anche E-Links righetta Lite. Ecco, non serve installare quello, diciamo che quello che ci interessa è proprio il pacchetto che si chiama solamente E-Links, quindi scegliete quello, installate e siete pronti per iniziare a navigare nel vostro terminale. Prima di cominciare, però, immagino che voi che avete iniziato a guardare questo video vi sarete chiesti immediatamente: ma per quali accidenti di un motivo devo complicarmi la vita a navigare nel terminale quando ho dei magnifici browser moderni, all'avanguardia, semplicissimi da usare, tutti belli colorati con la loro bella grafica. Allora, perché cavolo complicarsi la vita andare a cercare un browser che funziona con interfaccia caratteri nel terminale? Per esempio, può diventare utile nel caso in cui abbiamo problemi con l'interfaccia grafica. Ecco, credo che sia ormai un problema rarissimo in ambito Linux, nelle nostre distribuzioni, però qualora pasticciassimo un po' troppo con il nostro sistema o per un qualsiasi motivo tecnico che non andiamo a cercare adesso nello specifico, poniamo il caso che l'interfaccia grafica non parta più. Poniamo il caso che nel nostro sistema Linux l'unica cosa che funzioni è la partenza della cosiddetta console di emergenza, la partenza di emergenza del sistema, che è praticamente come trovarsi in un terminale. Ovvero, quando un sistema Linux ha dei problemi a far partire il server grafico e quindi a mostrarci la nostra interfaccia grafica, non fa altro che commutarsi, o meglio, ci permette di far partire perlomeno il sistema con interfaccia caratteri, ovvero con una delle console di sistema, tutto totalmente come se fosse un terminale. Ovvero voi pensate che se avete problemi con l'interfaccia grafica vi trovate praticamente con il prompt dei comandi qui e null'altro, niente, non avete nessun altro appiglio.
solo comandi da terminale. Ecco che se avete una vaga idea di cosa abbia causato il problema, o se avete presente un sito internet con la soluzione al vostro problema, per esempio, ma non potete accedere all'interfaccia grafica e di conseguenza al vostro normale browser, Chromium, Chrome, Firefox che sia, siete persi praticamente. Se non avete la possibilità di utilizzare il vostro normale navigatore internet, che cosa fate? Se non aveste i links, ecco che anche se vi trovate in un'interfaccia completamente a caratteri, potete comunque accedere ad internet e quindi al sapere di tutta la rete anche da un'interfaccia a caratteri, e quindi potete andare a recuperare le informazioni che magari avete bisogno per sbloccare la vostra situazione critica, tecnica, di problema tecnico, semplicemente dalla vostra interfaccia terminale, grazie ai links. Ecco, quindi il perché, diciamo che a parte lo sfizio di vedere come risulta un sito navigato con un'interfaccia a caratteri, che può essere puramente una curiosità, così, poco più di un gioco, c'è anche, secondo me, ed è per quello il motivo che ho deciso di fare questo video su questo browser particolare, il motivo può essere proprio di cavarci d'impiccio in situazioni di estrema difficoltà tecnica. E allora, non so se sono riuscito a convincervi o meno, comunque, fate conto che avete a disposizione internet anche in un'interfaccia a caratteri grazie a questo progetto Elinks. Detto questo, stabilito che un suo motivo, un suo valore aggiunto ce l'ha, un progetto di questo tipo, andiamo a vedere come funziona, come si usa. Fra le numerose scorciatoie da tastiera previste per poter navigare in questo browser, ne ho elencate qui alcune che penso possano essere considerate le più frequenti, quelle di cui avrete più bisogno. E non è che dovrete memorizzarle dalla mia descrizione del video dove ve le elencherò, perché nell'aiuto del browser sono descritte queste scorciatoie. Quindi nel browser stesso, anche se non vi ricordate più come si fa ad andare avanti, andare indietro, ad aprire un link, eccetera, eccetera, ricordatevi che l'aiuto all'interno del browser, come vedremo fra un attimo, è bello completo e prevede anche la descrizione di queste scorciatoie da tastiera. Direi a questo punto che l'unico tasto da memorizzare, da tenere presente, è il tasto Escape oppure F9. Esc oppure F9 fanno la stessa cosa, ovvero aprono il menu del browser. E da lì, dal menu del browser, potete poi scegliere anche l'aiuto nel quale ci sono poi descritte queste scorciatoie da tastiera. Quindi l'unica cosa da tenere presente che poi vi apre la strada a tutto il resto è proprio questa doppia possibilità di tasto, o F9 a seconda di quello che vi fa comodo, o Esc per aprire il menu del browser. E lo vediamo immediatamente. Quindi, una volta installato Elinks, lo possiamo richiamare semplicemente scrivendo Elinks. Facciamo Enter ed ecco che si apre il nostro browser. Vedete che in alto a sinistra della finestra del terminale, attenzione, qui siamo pur sempre in un terminale all'interno dell'interfaccia grafica. Se foste in una vera interfaccia grafica, scusate, in una vera interfaccia caratteri senza nulla di grafico, non so se questo Elinks in cima apparirà scritto a caratteri in alto a sinistra o meno, questo non lo so. Comunque, la prima schermata che vi appare è inserisci un indirizzo internet, un cosiddetto URL, quindi un indirizzo internet, per dire dimmi dove vuoi andare a navigare. Qui nella parte inferiore di questa finestra ci sono due tasti, uno è l'ok e uno è il cancel. Si naviga fra i tasti e i vari campi con il tabulatore praticamente. Qui ricordiamoci che il nostro scopo è riuscire a navigare solo con la tastiera. Il mouse, che è uno strumento
per interfaccia grafica, dimentichiamolo. Teniamo conto che noi abbiamo esclusivamente a disposizione l'interfaccia caratteri, quindi solo la tastiera per navigare. Quindi con il tabulatore mi muovo nell'ok, verso il cancel e torno nel campo per indicare l'URL da navigare, eccetera, eccetera. Ok? Quindi io ne approfitto di questa finestra per inserire un primo indirizzo. Allora andiamo qua e per esempio voglio navigare a questo indirizzo che è il sito delle domande e risposte di Ubuntu in italiano, chiedi.ubuntu-it.org, ecco, sito utile tra l'altro, visto che è anche in italiano, è il fratello di Ask Ubuntu.com, che è il fratello maggiore internazionale in inglese, eh? Questo è quello in italiano. Quindi io voglio navigare lì. Adesso, francamente, non so se posso fare copia e incolla o devo scrivere. Fatemi vedere. Ok, riesco a fare incolla almeno per guadagnare un po' di tempo. Ho detto dimentichiamo il mouse, però per guadagnare tempo in questo video ne approfitto a fare copia e incolla dell'indirizzo per non scriverlo a mano. Non avessi questa possibilità, chiaramente io potrei scrivere manualmente questo indirizzo e credo che posso anche tralasciare l'HTTP che lo mette lui. Proviamo così, dico voglio andare lì, faccio enter oppure vengo sull'ok e faccio enter col tabulatore, enter e links parte. Vedete qui in basso questa riga bianca in basso, ecco magari sposto un attimo la scaletta in su, ecco questa striscia banda bianca in basso è la barra di stato, eh? È la barra di stato e vi mostra, man mano che vi spostate nella pagina del sito, vi mostra dove siete o cosa fa quel tal link al quale siete andati. Ok? Quindi naturalmente, essendo un'interfaccia a caratteri, si presenta in modo decisamente diverso che questa pagina. Vedete, questa è la stessa pagina che stiamo vedendo nel browser interfaccia a caratteri, che a prima vista sembra veramente un casino. Però guardiamolo un attimo più da vicino, magari vediamo un po', nascondo un attimo la scaletta. Un po' più in piccolo il nostro browser che magari ci aiuta a capire, eh? Magari lo allargo un attimo, ci aiuta a capire, a orientarci meglio, a capire come presenta le pagine. Ecco, quindi tutti gli elementi grafici ovviamente sono spariti e vediamo qua che il primo link che ci presenta è il feed. Che questo ormai mette le cose come ritiene di metterle lui, comunque quello, poi chiedi search, vediamo un po' che sia il campo, no, non è il campo. Ecco, questi link sono anche non necessariamente dei link come li intendiamo nel browser grafico che ci mandano un'altra pagina. Qui vedete per esempio chiedi search è un file XML che presumo sia quello che descriva la pagina o la struttura della pagina. Quindi noi navighiamo con le frecce della tastiera su e giù, navighiamo fra un campo, chiamiamolo attivo, adesso lo chiamiamo link per comodità, un campo attivo e l'altro della pagina. Quindi il primo è l'RS feed, quindi quello delle news, ci si vuole iscrivere alle news di questo sito, che è poi corrispondente a questa iconcina. Il secondo è una struttura della pagina, immagino. E poi qui vedete home, domande, tag, utenti, badge, senza risposta, chiedi, che sono questi link qua sopra, li vedete qua sopra. E lui li elenca lì. Volete andare a una di quelle pagine, basta che vi posizionate con le frecce su e giù della tastiera e poi fate, per esempio, vediamo un po', domande. Freccia.
verso destra, richiesta spedita, vedete sotto, ricevuti, e lui apre la pagina domande. Ok? Vedete qua il titolo sopra, tutte le domande chiedi, perché siamo andati alla pagina domande. Vogliamo tornare indietro, freccia verso sinistra, torniamo di nuovo alla home page, chiedi e links, vedete qua, chiedi e links. Questo come faccio a saperlo? Perché fa parte di quelle scorciatoie da tastiera che sarebbero, diciamo, da conoscere, o le più frequenti da utilizzare. Quando iniziate a utilizzare i links, che ci prendete un po' la mano, vi verrà automatico di usare, per esempio, ecco qua, la freccettina verso sinistra e la freccia della vostra tastiera verso destra per passare da una scheda all'altra. No, scusate. Freccia verso destra, rispettivamente freccia verso sinistra per andare avanti e indietro fra le pagine. Sbagliato, eh? Freccia su, freccia giù, quella che ho usato prima, per andare fra i link o i campi attivi in questa pagina, andare su e giù, avanti e indietro, quindi in questa stessa pagina. Quindi faccio su e giù, vedete ogni come dire, campo dietro il quale ci sta una pagina o qualcosa al quale poter andare, io posso navigarci avanti e indietro con le mie frecce, sempre la freccia su e giù, e anche andare come qui in orizzontale, sempre la freccia giù rispettivamente la freccia su per tornare indietro. È sequenziale la cosa. Quindi dall'inizio si va avanti, cerca, planet, adesso qui dove siano quei link lì, onestamente, in tutta questa pagina, vediamo un po' se li troviamo, vediamo un po' se li troviamo. Non è facile, cioè se confrontiamo la pagina rappresentata graficamente con questa, non è facile orientarsi e vedere le cose nello stesso modo. Eccoli qua, web, wiki, forum, chiedi, chat, cerca, planet, sono esattamente questi che vediamo qua sotto. E veramente sono disposte le cose in modo anche parecchio diverso, però concentrandosi solo sulla parte a caratteri, si comincia a orientarsi, ovvero non facendosi, per così dire, confondere dall'interfaccia grafica, si riesce anche a orientarsi. Ecco, vediamo un po' tutte le domande. Vedete qua tutte le domande che sono poi qua. Vediamo un po' se arriviamo al link. Ecco qua, vedete, questo link è manuale su come utilizzare chiedi. Ecco qua, manuale su come utilizzare chiedi. Quindi questa qui è in questo momento la prima domanda aperta che appare qui quando si entra nel sito. Se io faccio clic nell'interfaccia grafica, mi ritrovo con questa domanda e con le eventuali varie risposte, no? Ecco. Quindi se io torno sul mio browser web, vado con la mia freccia verso destra per aprire questo link, richiesta spedita, eccoci qua. Quindi l'intestazione delle pagine è sempre quella, quindi devo passare tutti questi link. E ecco qua, vedete? Manuale su come utilizzare chiedi, che è poi questo. Vedete un link a sua volta, infatti il cursore si ferma di nuovo sul titolo e poi c'è ciao, il testo, ecco qua, vedete? Ciao, il testo. Adesso qui ho la finestra un po' schiacciata, ma se la ingrandisco nuovamente, vedete che è esattamente riportato il testo della domanda. E verosimilmente, se vado avanti, più sotto ho tre risposte. Avete visto qua in basso c'è scritto tre risposte, che qui dovrei trovarmi, ecco tre risposte, eccole qua, ciao Tommy, eccetera, andiamo a vedere. Eccola qua la prima, ciao Tommy 87, la tua è un'ottima richiesta, in effetti, bla bla bla, vedete riportato esattamente. Ecco, quello che ci tengo a sottolineare qui è che immagino nel primo momento
vi sembra, o diciamolo pure, è anche un gran casino navigare in questo browser a caratteri rispetto a quello con l'interfaccia grafica. Non è evidente, ovviamente, ripeto, concentrandosi solo su questa interfaccia grafica, probabilmente si riesce a orientarsi meglio. Sto tornando su con la freccia su, sto tornando in cima, rispettivamente vado in giù a vedere le risposte. Ok? Però l'importante rispetto al motivo per cui vi sto presentando questo video è proprio il quando ci si trova in difficoltà con il nostro sistema Linux, nel quale non parte più l'interfaccia grafica. Ci troviamo in un'interfaccia caratteri, ma abbiamo bisogno, per esempio, di un sito come questo, domande e risposte, semplicemente per avere un suggerimento, un indizio su come sbloccare la nostra situazione. E vedete che i testi, comunque, delle domande e risposte sono leggibilissimi qui, così come lo sono nell'interfaccia grafica, ecco. Quindi vedete che io posso arrivare ad ottenere quanto mi serve anche con questo browser, anche se non è carino e ordinato come nell'interfaccia grafica. Poi adesso sono venuto a vedere le risposte rispetto alla mia domanda. Io posso anche tornare indietro a dove ero prima. Eccomi qua con la freccia verso sinistra, sono tornato dove ero prima. Cosa ho fatto prima? Ho aperto la domanda, la prima domanda dell'elenco manuale su come utilizzare Chiedi. La seconda domanda è problemi con periferiche con Ubuntu. Vediamo se è vero. Qui torno indietro. Beh, naturalmente questo sito vivo è già cambiato, eh? Problemi con periferiche con Ubuntu. Ne è già apparsa un'altra davanti di domanda, gestione aggiornamenti. Vediamo un po'. Ecco, gestione aggiornamenti, vedete, sono tornato, ha riletto la pagina, ha già messo gestione aggiornamento davanti, però le altre domande, vedete, corrisponde sempre, problemi con periferiche con Ubuntu, freccia verso destra, richiesta spedita, ecco qua, problemi, la domanda, ho appena installato Ubuntu, non riesco a connettermi a internet, eccetera, eccetera, vedete, eccetera, qui con tutta calma voi potete leggere quanto gli è stato risposto, oppure addirittura volendo potreste addirittura interagire e scrivere le risposte qui. Vabbè, adesso dipende dal sito, eh? Freccia verso sinistra, freccia verso sinistra, e così torniamo all'inizio. Ecco, questo è già un primo esempio di navigazione minima, ovvero inserite un indirizzo internet all'inizio, vi si presenta la prima pagina. Freccia su, freccia giù, si naviga fra i campi attivi, i link della singola pagina. Freccia verso destra, si apre quel tal link, quindi si va a quella pagina dove si è posizionati. Freccia verso sinistra, si ritorna indietro. Ecco, l'enter corrisponde alla freccia verso destra, quindi vi apre un link, eh? Quindi adesso mi rimetto qui, che ne so, voglio andare nel wiki, faccio enter e mi ritrovo nel wiki di Ubuntu. Freccia verso sinistra, torno di nuovo al sito Chiedi in italiano di Ubuntu. La stessa cosa la posso ottenere con la freccia verso destra, quindi entro nel wiki di Ubuntu. Quindi enter e freccia verso destra è la stessa cosa, eh? Corrispondono. Quello che vi ho detto all'inizio, che è probabilmente l'unica scorciatoia da tastiera veramente da tenere presente, l'escape rispettivamente F9 che fanno la stessa cosa. Io schiaccio escape, si apre, ups, si apre il menu. In cima, vedete la barra bianca in cima, presenta il menu del browser, quindi c'è il menu file. Come ho fatto ad aprirlo? Ho fatto freccia
freccia in giù praticamente. Faccio escape, un'altra volta si chiude il menu. Escape si apre, escape si chiude, F9 si apre, F9 si chiude il menu. La stessa cosa, eh? Quindi apro il menu, poi con i tasti freccia in giù apro le opzioni di questo menu e sempre con il tasto freccia in giù o su vado nelle varie opzioni. Freccia sinistra, destra, navigo nelle varie voci del menu, vedete? Navigo nelle varie voci dei menu. Ecco, a proposito delle scorciatoie da tastiera, c'è sotto il menu aiuto, la voce tasti. Faccio Enter per scegliere questa voce. Vedete che qui viene riportato. Vedete, per esempio, l'F9 attiva il menu. Vedete? Q apre la conferma di uscita, quindi per chiudere il browser si preme Q, eccetera, eccetera. Vedete? Tutte le scorciatoie da tastiera sono ben descritte, quindi ve lo riportate qui per praticità le più frequenti, quello che ritengo essere le più frequenti di utilizzo, ma poi sono tutte riportate qua. Ecco, qui si fa ok, quindi toggle display per ampliare le scorciatoie, ce ne sono molte di più di scorciatoie da tastiera, quindi con questa opzione toggle display vado in quella ristretta dei più usati, rispettivamente tutte le scorciatoie, oppure faccio ok, chiudo questo menu. Escape per riaprire il menu e via che ho il mio menu. Poi, questo browser è così, diciamolo pure, sofisticato che permette addirittura la navigazione a schede, quindi io posso aprire una scheda con la scorciatoia T, vedete qua, T. Posso aprire una scheda e la trovate anche nel menu File. Qua, vedete, apri nuova scheda T e lui mi dice dove vuoi andare. E diciamo che qui io voglio andare, per esempio, nel sito della rivista in inglese su Ubuntu, Full Circle Magazine, la rivista di Ubuntu. Ne approfitto per fare incolla che così è più veloce. Faccio ok. Ed eccoci qua. Qui ho aperto il sito di Full Circle Magazine con tutti i numeri della rivista che escono più o meno mese dopo mese. Vedete che qui sono tutti in fila e in effetti qui mi presenta tutto l'archivio dei numeri usciti. Partire da, ma sto andando in giù con la freccia in giù, vedete fin dal 2007 in su fino al 2014 ci sono tutti i numeri della rivista fino al febbraio 2014. Sotto qui in basso vedete che è in scuro la scheda attiva in questo momento, quindi sono sul sito Full Circle Magazine ed è scura questa scheda. La scheda wiki.it è bianca perché non è quella presentata in questo momento. Per passare da una scheda all'altra uso i tasti minore e maggiore, quelle che ho sbagliato prima all'inizio del video parlandovi di frecce. In realtà non sono frecce, ma sono i simboli maggiore e minore. Questi permettono di passare da una scheda all'altra, questa scorciatoia. Quindi uso il maggiore. No, non qua, ma nel browser naturalmente. Uso il maggiore per passare da una scheda all'altra, così come il minore. Ecco, qui sono due schede, quindi sia il maggiore che il minore fanno la stessa cosa, continuano a passare da una scheda all'altra. Vedete, wiki Ubuntu Full Circle, wiki Ubuntu Full Circle. Ecco, vedete, addirittura questo browser, come quelli interfaccia grafica, vi permette di aprire n schede per navigare in n siti diversi. Quindi vedete che più andiamo avanti a spiegare questo browser, vedete che a parte un po' come dire i contenuti incasinati dei siti, perché ormai sono talmente avanzati i siti graficamente che un'interfaccia a caratteri ovviamente ne risente, però a parte quello, foste in una situazione un po' disperata, mi farà piacere sapere che c'è questo browser sufficientemente avanzato da permettervi di navigare in questo modo. Ecco. Qui quindi si può passare da una scheda all'altra. Per chiudere una scheda c'è la scorciatoia C, quindi se io voglio chiudere
chiudere Full Circle Magazine, poi lo riapro, faccio C, nuovo nel browser, naturalmente, ecco, faccio C e si chiude, torno solo ad aver aperto la wikiubuntu.it.org. Quindi scorciatoia T, non so se ce l'ho ancora, ok, e mi si apre di nuovo la scheda, ho usato la scorciatoia T per riaprirla. Ok, la Q per chiuderlo lo facciamo in ultimo, quindi andiamo avanti. G, ecco, G, la scorciatoia G permette di aprire la finestra per immettere un indirizzo internet, quindi schiaccio G. E mi si riapre questa che per difetto si apre da sola all'inizio quando aprite i links o quando aprite una nuova scheda. Si apre già da sola, però se volete inserire un altro indirizzo potete farlo semplicemente in questo modo con la scorciatoia G. La G maiuscola è la stessa cosa della G minuscola, ma vi riporta, accidenti, vi riporta l'indirizzo attuale in questa scheda. Quindi se dovete semplicemente correggere qualcosa di questo indirizzo e poi navigarci o cambiarlo, modificarlo leggermente, potete farlo riportando l'indirizzo attuale. Ecco, vi ho mostrato praticamente tutte le scorciatoie più frequenti. Quella interessante anche e soprattutto utile in caso di, ripeto, situazioni di difficoltà tecnica, magari dovete scaricare un pacchetto, scaricare un file di impostazioni, scaricare un file di testo da leggere, scaricare. C'è la scorciatoia D che vi permette di scaricare da un link, cioè uno dei campi attivi qui, magari è un file, beh, non dico, vabbè, PDF o TXT, quello che è. O anche un pacchetto deb che magari risolve il vostro problema, potete farlo premendo la scorciatoia D quando siete posizionati sul link che vi serve. Per esempio, qui in Full Circle Magazine, andiamo un attimo sul browser, diciamo, grafico. Ecco, l'ultimo numero è l'82. Io voglio andare a scaricarmi questo file PDF con la rivista numero 82. Come faccio? Vado, navigo con le mie frecce in su e in giù nei link di questa pagina finché trovo, eccolo qua, nascondo un attimo la scaletta. Vedete, Full Circle 82 arriva in ta-ta-ta-ta, Rising Your Digital Piggy Bank, eccetera, eccetera. Vedete, siamo lì, siamo qui. Adesso per andare a scaricarlo io devo andare qua, da questo link, allora devo ancora scendere un attimo. Questa è l'immagine, vedete? L'immagine, come detto, nell'interfaccia a caratteri non c'è, ma questa immagine è sostituita dal suo posto, quello che tiene il po' IMG, questo sarebbe il posto dell'immagine, quindi andiamo giù. Questi è testo e non sono link, fino qua. E vedete che andando su e giù con la freccia mi salta tutto il testo normale, mi arriva il primo link attivo che è appunto questo link qua che mi permetterà poi di andare a scaricare il mio numero 82 della rivista. Quindi faccio link qui e qui ho finalmente il link per scaricarlo, che sono questi, vedete, o in formato EPUB di ebook per leggere con i software di ebook, oppure il PDF classico, i due link qua. Quindi seguo questo link o con l'enter o con la freccia verso destra. Eccomi qua, qui devo ripassarmi tutta l'intestazione della pagina, eccetera, eccetera, un po' di pazienza. Eccolo qua, numero 82. Ecco qua, il PDF o il formato EPUB. Vedete che dei due link qua, sotto, sempre nella barra di stato, vedete che viene presentato il PDF oppure il formato EPUB. Vedete, vado su e giù con le frecce. Voglio scaricarmi il PDF, come faccio? L'ho appena detto prima, uso la scorciatoia D. Quindi vengo qui nel mio browser, mi posiziono sul PDF, dico voglio scaricare questo PDF, in questo caso faccio D e vedete che mi appare il dialogo di download.
Ecco, io nelle impostazioni del browser, che poi vi mostro fra un attimo, ho già preimpostato che la cartella per difetto di scaricamento l'ha scaricati e lui mi presenta dove scaricherà il nostro file. Faccio semplicemente ok e lui sta scaricando. Guardate, magnifico, sta scaricando il mio PDF. Ha finito. Andiamo a vedere se è vero che me l'ha scaricato. La issue 82N. Vediamo un po'. Issue 82N, vedete, me l'ha scaricato tranquillamente come né più né meno del mio browser Chromium. Eccolo lì. E questo, ripeto, sempre in una circostanza di difficoltà, è utile per poter anche scaricare qualcosa dalla rete, non solo leggere, acquisire informazioni, ma anche poter scaricare un pacchetto, una qualsiasi cosa che ci serva dalla rete. Ecco. La barra di stato mostra sempre l'informazione relativa alla posizione del cursore nella pagina, questo l'abbiamo visto, ve l'ho già fatto notare, quindi guardate sempre, date un occhio sempre qui dove siete quando voi navigate fra i vari link, ognuno per ognuno vi dice a cosa corrisponde, se è a un'altra pagina o se è a una struttura di pagina, insomma, ecco, vedete sotto che continua a cambiare l'informazione. Ok, quindi ci vuole un attimino ad abituarsi, direi, a navigare in questo browser. È meno rapido che andare con il mouse da cima a fondo a una pagina, bisogna avere un po' di pazienza, si naviga con le frecce. Vi ho mostrato apposta che si naviga esclusivamente con la tastiera, si può, si scarica, si fa tutto e si può anche influire sulle impostazioni. Ecco, quindi le impostazioni sono abbastanza ampie come in un qualsiasi browser, quindi se io faccio il mio escape per attivare il mio menu, ecco, vedete che tra l'altro passando rapidamente in menu vediamo che sono tipici alcune opzioni dei browser normali, quindi posso aprire una nuova finestra, aprire una nuova scheda, quello che abbiamo visto, per aprire una nuova scheda in background, aprire semplicemente un indirizzo, andare avanti, indietro, avanti, la cronologia. Ecco, quando ci sono le due freccettine qua, lo vedete qua, vuol dire che c'è un ulteriore sottomenu. Come si fa ad aprirlo? Si va con la freccia verso destra. Oh, scusate, ho sbagliato. Enter. Mi scuso, ogni tanto mi sbaglio anch'io. Non è che anch'io sia particolarmente pratico di questo browser. L'ho scoperto. L'ho indagato un attimo, poi ho deciso di fare questo video, quindi mi scuso se ogni tanto mi sbaglio con queste cose. Comunque, quando ci sono le due freccettine, ripeto, c'è un ulteriore sottomenu che si può aprire, lo si apre con Enter e vedete che mi fa vedere la cronologia dei due siti che abbiamo appena aperto e navigato, quindi potete richiamarli e riaprirli dove volete. Rispettivamente, freccia verso sinistra. Si chiude questo menu, si può andare a un altro, qui non c'è nessuna cronologia, per esempio, poi si può anche salvare il sito, esattamente come in un browser grafico, salvare l'indirizzo, salvare un documento, aggiungere i segnalibri, perché ebbene sì, ci sono anche i segnalibri preferiti. Voi potete navigare i siti e dire questo me lo voglio ritrovare senza doverlo reimpostare, posso aggiungerlo ai segnalibri. Uccidi connessione in background, vabbè, svuota la cache, addirittura si parla anche di cache come in qualsiasi browser, eh? Informazioni e risorse, vi mostra quante connessioni avete aperto, quanti byte c'è nella cache, eccetera, come i veri browser, eh? Quindi torniamo nel menu. Potete aprire anche la shell del sistema, ridimensionare il terminale, uscire con la Q, quello che vedremo. Visualizzare, potete fare anche cerca, cercare nella pagina, cercare indietro, trovare successivo, precedente. Qui esattamente, vedete, più guardiamo i menu, più ci accorgiamo che è simile a un vero browser. Qui potete mostrare il codice HTML che sta dietro la pagina web oppure mostrare la pagina web, tra virgolette, formattata, abilitare e disabilitare immagini, questo è particolare appunto che non ci interessa visto che vogliamo usare solo l'interfaccia caratteri, abilitare e disabilitare i collegamenti numerati, i colori nel documento se ci sono, ecco qua i colori naturalmente è tutto relativo,
terminale, andare testo a capo, informazioni sul documento, quindi vi mostra le caratteristiche di questa pagina web, eccetera, eccetera. Ecco, adesso non prendiamo proprio tutto, 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 se no non finiamo più. Comunque il collegamento, vedete, segui il collegamento. Noi abbiamo imparato le scorciatoie da tastiera, però potreste farlo anche richiamando sempre il menu. E apre una nuova finestra, una nuova scheda, scaricare il collegamento, quello che abbiamo appena visto, aggiungerlo ai segnalibri, pure questo. Strumenti, c'è la cronologia, qui vedete quello che è stato navigato anche quando ho provato precedentemente questo browser. Qui magari nascondiamo la scaletta adesso che non ci serve. Poi chiudiamo questa pagina. Segnalibri, la cache, la cronologia dei download, i cookie, vedete ci sono addirittura i cookie, l'autenticazione, è proprio un vero browser con tutte le potenzialità. La lingua prende quella di sistema per difetto in italiano, se non ci sono varie lingue. Set di caratteri. Con l'Enter vi mostra che l'Unicode è quello usato per difetto, proprio come un vero browser. Estensioni dei file che riconosce o non riconosce, gestione delle opzioni, salvare le opzioni, associazione tasti. Ecco, opzioni terminale, credo che quello che avevo nella scaletta come ultimo punto, opzioni terminale sono opzioni di quello che vedete qui adesso a terminale, quindi vi permette di modificare un po' come vengono mostrate le pagine nell'interfaccia a caratteri. Ecco, soprattutto, forse la cosa più evidente a occhio è l'uso di colori o no. Ecco, in questo momento non sta usando colori, quindi è un terminale normale. Posso attivare di usare i colori come si selezionano queste opzioni con il tasto spazio, quindi vi posizionate con il cursore dove volete andare, fate spazio e vedete che l'opzione cambia. Voglio andare qui, spazio cambia. Diciamo che io voglio attivare una paletta di 16 colori, vengo qua, faccio ok e vedete che è cambiata la visualizzazione del nostro browser. Usa 16 colori per mostrarmi il contenuto, quindi comincio a distinguere un po' le varie parti della pagina e anche le schede sotto si sono colorate, eccetera, eccetera. Ecco, si può andare avanti, vedete anche il menu inizia a colorarsi, si può andare avanti a aumentare i colori, poi non sempre è la cosa migliore, secondo me. Alla fin fine, anche se i colori possono attrarre l'attenzione, forse 16 va ancora, ma più di 16 colori certe cose non sono così leggibili, magari ancora meglio senza colori. Però io vi mostro 88 colori giusto per mostrarvi come appare. Vedete? Appare. Poi vedete che qui c'è un blu orrendo non leggibile qui in basso, passo a sinistra, vedete che 88 colori non è sempre così scontato. Vedete, quel blu qui è assai poco leggibile. Io direi che 88 colori non è molto, eh. Proviamo l'ultimo, 256 colori. È un blu un po' più leggibile, però insomma, per quello che vi dico che magari alla fin fine senza colori è ancora meglio, eh. Al massimo 16 colori, ecco, forse al massimo è sopportabile navigare forse a 16 colori che vi distingue un po' i link dal resto della pagina, ma per il resto, per dirla tutta, è forse meglio senza colori. Però ecco, lasciamo 16 colori, va? Ecco, quindi avete visto, ci sono le impostazioni del terminale, quindi dell'interfaccia. Poi ci sono altre impostazioni, quelle globali, e questo è tutto un menu di impostazioni, appunto. Vedete che ci sono le varie voci, le voci principali delle impostazioni e per esempio segnalibri, vedete che sulla sinistra c'è l'opzione più, cioè il simbolo più, vuol dire che potete aprire questo menu con l'Enter, credo. No, non è l'Enter, scusate. Accidenti. Come si fa?
Questa opzione non può essere modificata, ok. Ce n'era qualcuna che posso aprire? No, scusate, non mi ricordo. Frecce? No. Edit? No. Io ho in mente che queste si potevano aprire, ma adesso in questo momento non me lo ricordo. Dico la verità. Non mi ricordo come si faccia. Ok, ad aprire queste opzioni, gestione opzioni. Forse non è questo. Scusate, piccolo lapsus. Gestore opzioni, opzioni. Non mi ricordo, mi sembrava che si potessero aprire, però qui non me lo lascia fare. Espandi premendo spazio. Oh, scusa, vedete? Se dico a voi che c'è un help, un aiuto ben fatto e poi non lo sfrutto, e se sono qui sulla prima opzione info, mi dice espandi qua premendo spazio. Quindi stavo cercando come fare, non era l'enter, ma è lo spazio. Faccio spazio, si espandono tutte le sottoopzioni, quindi le singole opzioni possono essere editate qua sotto in basso, le varie opzioni edit. Per modificarla, aggiunge per aggiungere un'opzione, elimina, cerca, salva, chiudi. Però per navigare normalmente io non ho toccato nulla di questa opzione, cioè adesso ci ho dato finché sono riuscito a farvi vedere come si naviga, quindi lo spazio per aprire e chiudere gli alberi delle opzioni qua. Però potete guardare voi, sono tante, vedete che sono tante le opzioni, potete navigare voi se siete interessati, ma francamente ecco, forse vediamo un po'. Cronologia, scaricamento. Ecco, questa penso che è l'unica che ho toccato. Sotto documento, scaricamento, directory, quindi cartella di scaricamento predefinita, l'ho editato, ho messo scaricati, perché per difetto c'è dentro solo la root, non c'è nulla, quindi ho messo, mi faceva comodo mettere questa cartella e l'ho messa. L'unica cosa che ho fatto, poi avrò fatto salva e poi ho chiuso. Ecco, quindi in sostanza, per non allungare oltre misura questo video, vi lascio il link anche del sito del progetto, i links, che è questo qua, e vi mostro naturalmente l'ultima scorciatoia, che è la Q per chiudere il browser. Quindi se sono qui faccio semplicemente Q, mi chiede vuoi proprio uscire? Sì, no. Cioè sì, sono uscito. Rientro nei links, eccoci qua. Rientro. Mio sito e sono dentro. Voilà. Avevo salvato l'opzione dei 16 colori del terminale, quindi la tenuta, e vedete che io sto già navigando con i 16 colori. Ecco, in sé naturalmente non è che si può pretendere in un video di spiegare tutte le minime caratteristiche di un browser, perché anche questo è un programma esteso, non è più nemmeno di quelle interfaccia grafica. Quello che ci tenevo volevo mostrarvi era appunto che, malgrado che sia un browser interfaccia caratteri e che i siti possono sembrare un po' confusi a vederli così a prima vista, in caso di bisogno credo che sia la manna dal cielo avere un browser così ben organizzato e tutto sommato simile a quelli grafici il più possibile, per poter andare a recuperare informazioni, a scaricare oggetti necessari dalla rete, anche se ci si trova senza interfaccia grafica. Ecco, questo era il mio scopo. Spero di averlo raggiunto, che questo video vi sia stato di vostro interesse. E con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao.